Grazie. Allora, in questo video volevo farvi vedere tutti i miei acquisti di questo periodo. C'è un po' OVS, Essence, un po' di accessori, un po' di cose per make up, un po' di tutto. Cominciamo subito da OVS. Ecco qui la mia bustina. Allora, ho preso solo tre cosine. Allora, no, poi vi faccio. Allora, due smaltini che sono questi carinissimi che trovo molto primavera-estate, colori molto pastello ma anche accesi. Allora, sono della Marble Mania, come cavolo si chiama? E sono questi due. Eccoli qua. Allora, c'è questo che è un bellissimo color pesca e si chiama Peaches ed è il 04. Dubito che riesca a mettere a fuoco perché è anche di un color argentato, dorato, insomma, questo che non si legge granché. Ed è questo smaltino che è anche molto carino il packaging e ha 8 ml di prodotto, quindi ce n'è abbastanza. L'altro è questo colore che sinceramente non so definirlo perché non sono proprio nelle descrizioni proprio non me la cavo granché. E questo si chiama Raspberry Swirl ed è il numero 01. Riuscite a vederlo bene, se no fidatevi. È un color sul rosso corallo. Magari ve lo faccio vedere, me lo metto e ve lo faccio vedere in qualche video, perché sinceramente non ho neanche preparato lo swatch, devo ancora provarli sulle unghie, sulla ruota delle unghie. E questi costano 2,29 euro all'uno. E sono di una collezione che penso ormai sia molto molto passata. Adesso c'è la Rebels, pare, cosa di questo genere. E poi, dopo tantissime volte che sono andata a cercare questo pennello, il nuovo pennello per ombretto, finalmente sono riuscita a trovarlo. Grandissima, grandissima fortuna, era l'ultimo ed è appunto l'eyeshadow brush ed è fatto così. Se riesco ad aprirlo, perché ci si rompe anche un'unghia per aprire queste confezioni. Ed è eccolo qua il mio. Allora, vi faccio vedere la grandezza. Sì, è grande come la mia mano. Ed è questo, le setole sono fatte in questo modo, è molto molto morbido, è piccolino e a me serviva proprio un pennello d'ombretto di questo tipo, quindi sono super super felice di averlo trovato, anche perché in genere si trovano solo gli altri, che sono quello da sfumatura, per sfumare, e quello per eyeliner. E questo ha veramente un prezzo bassissimo, 1,99 euro per un pennello, insomma, è veramente pochissimo. Poi sono stata da Colors Beauty e mi sono presa un paio di orecchini molto molto belli e molto molto primaverili. Eccoli qua. Sono questi orecchini pendenti che hanno questi fiori arancioni e gialli e hanno quindi c'è giallo arancio tipo a piramide, che poi sì, è rombo più che altro, e hanno il brillantino all'interno. E questi li ho pagati 9,95 euro. Sì, non è che siano stati proprio economici, però visto che comunque mi piacevano tanto, ho detto ma sì, prendiamoli. Poi cercavo qualcosa con la bandiera dell'Inghilterra, ma non ho trovato quello che cercavo, quindi ho preso questi. Passiamo ai prodotti viso.
e corpo, anzi al profumo. All'acqua e sapone, visto che così avevo voglia di prendere un profumo, sono andata a vedere e mi sono presa questo. Questo che è il Green Tea Sherry Blossom Hair de Toilette Spray Vaporizator della Elizabeth Arden. Ed è questa confezione molto carina, che ha questi appunto fiori di ciliegio, questa foglia di tè verde e ha i contorni dorati che non so se si riesce a vedere il riflesso. E sono 50 ml di prodotto e l'ho pagato 9,95 euro, tanto quanto un paio di orecchini. Adesso vi faccio vedere la boccettina. È un profumo fresco, molto molto fresco. Allora, eccola qua, rosa con il suo vaporizzatore. E quindi qua ci sono i fiori di pesco e dietro c'è la foglia di tè verde. Anche come confezione molto molto carina. E ha questo profumazione, appunto, si sente molto il tè verde, prevale molto e la trovo molto rinfrescante ed ha questa profumazione anche floreale, ovviamente, che a me piace molto. Insomma, per 10 euro un profumo, questo però mi dura tantissimo, insomma. Poi sono stata al nuovo negozio bio che mi ha indicato mia zia e ho preso una fondotinta della Venecos perché, scusate, deve essermi entrato della polvere nel naso e stavo dicendo che su questo negozio ci sono delle marche che non trovavo nell'altro negozio a Natura Sì, e sono la Benecos e la Santé. E infatti appena entrata ho visto questo stand e sono rimasta a bocca aperta perché ho detto non ci posso credere, vendono la Benecos che ovviamente ho preso da Ecoverde. Ed eccolo qua. Questo è appunto la confezione. E ho preso la colorazione Light Sand. A dire la verità, mi pare ce ne fossero solo tre scelte. E se non sbaglio, perché adesso penso di averlo pagato 5,40 euro. E all'interno ha questa spugnettina e poi ancora il sigillo. Comunque la colorazione è questa, color sabbia. Insomma, non l'ho ancora aperto perché sinceramente io aprire prodotti nuovi quando ne ho già di aperti, anche se fondotinta minerale non ha. Comunque sono 10 grammi per 5,40 euro. Cioè, veramente costa pochissimo. Però vi devo dire che rispetto al sito Ecoverde costa 30 centesimi di più questa. Mi pare che sul sito costasse 4,99 euro. Comunque diciamo che sul sito sono un pelino più bassi i prezzi della Benecos rispetto a questo negozio, però insomma, tenendo conto che lì pagate anche le spese di spedizione, invece se andate al negozio li trovate, prendete anche solo un prodotto, avete gli swatch, insomma, conviene forse il negozio alla fine. E quindi questo fondotinta, perché bene o male le altre cose avevo, poi la Santé hanno prezzi un po' troppo altini e insomma. Cose ne ho e
È stato bello vedere questi prodotti, un po' fare qualche swatch, vedere gli ombretti com'erano ed erano scriventi, lo confermo. Però ho preso solo questo, mi sono trattenuta. Altro prodotto che dopo aver visto recensioni anche di Lolla ed altre riguarda l'autoabbronzante della Lavera che ha cambiato confezione. Infatti è di questo color bronzo, invece quello dell'anno precedente era sull'arancio, però è la stessa cosa ed è il Sun Sensitive ed è appunto l'autoabbronzante con l'olio di noce, di macadamia e olio di girasole biologici. Ed è appunto questo che ho pagato 12,90 euro per 150 ml di prodotto. E con questo ho già fatto tre applicazioni, però ve ne parlerò in un video apposito più avanti, quando l'avrò testato per bene. Altra cosa di cui avevo bisogno era di un bagnoschiuma e perché avevo fatto scorta di quello con l'olio di avocado. Burro di avocado, cos'era? Della Suada, quello che si prende al Lidl, ma lo sto finendo, quindi devo correre ai ripari e prendere qualcosa che non sia dal supermercato del genere pieno di schifezze, dall'inizio proprio pessimo, e così cercando un po' anche sul sito Sai cosa ti spalmi, che io guardo spessissimo per capire un po' l'inci, che ingredienti contiene, se ci sono allergeni, queste cose. Mi sono scritta delle marche e ho trovato questi due bagnischiuma che il prezzo l'ho scritto anche qui per non dimenticarmelo ed ho preso due. Allora, uno, mi sento proprio una bambina. Ho preso questa qua delle Winx, che è della marca Miranda, ed è quello il bagno doccia viola e fico, che è questo. E sono 250 ml ed ha un buon inci, nel senso che non ci sono pallini rossi, quindi ci sono pallini gialli e pallini verdi, ma non ci sono pallini rossi. E visto che ci sono, provo anche a sentire. Beh, il profumo è molto molto buono. Beh, non sa da viola, sinceramente gli avrei detto da lampone, però ha un buonissimo profumo. E l'ho pagato 3 euro e 3,20 euro. Però appunto sono 250 ml di prodotto, quindi va benissimo. E quindi va bene. Poi l'altro invece è questo, di questa linea Baby Care Puris Dolce Bagno, che è un bottiglione da 500 ml. Che ha questa particolarità di avere il dosatore come se fosse un sapone ed è una linea per bambini. Delicato sulla pelle sensibile con estratti di camomilla e aloe vera ed è sempre di questa marca Admiranda. E anche questo 12 mesi dall'apertura. Appunto qua mettono che è senza fenoxietanol, parabeni, SLES, SLS, oli minerali, pH bilanciato e dermatologicamente testato. Insomma, viene proprio indicata questa cosa. Qua dice che la formula a base di derivati del riso e del cocco è arricchito con gli estratti di aloe vera, dalle proprietà nutrienti, con gli estratti di camomilla, dalle proprietà lenitive. Quindi è una cosa molto molto delicata. Quindi anche questo invece l'ho pagato 3,40 euro, insomma,
mezzo litro di prodotto. Penso che sia buono. Poi, visto che l'ho trovato anche al supermercato, insomma, non vado a cercarmi cose che costino 10 euro, 15 euro, perché comunque stiamo parlando di un prodotto che viene poi risciacquato. Quindi spendere anche tantissimo non mi fa più di tanto, però alternative economiche si trovano. Passiamo alla nuova linea di prodottini, che è la Vivi Verde della Coop. Allora, di questa linea di prodotti, che di cui ha fatto un video recentemente Carlita Dolce, che io ringrazio immensamente, perché le sue recensioni sono stupende, cioè è bravissima a suggerimenti, consigli. Io li guardo sempre con attenzione i suoi video. E ho preso 5 prodotti di questa linea perché sono davvero buoni, li ha consigliati vivamente e se lo dice lei c'è da fidarsi. E allora, da dove iniziare? Beh, a parte che l'unica cosa che non ho trovato è il burro cacao, perché mi ha detto la cassiera che appunto da loro non l'hanno mai consegnato, quindi quel prodotto non l'hanno mai visto. E mi è dispiaciuto per quello, perché comunque gli altri invece c'erano tutti. Allora, ho preso la crema mani, che è questa crema mani idratante e protettiva, e di questa sono 75 ml. Vi dico anche i prezzi. Allora, la crema mani costa 2,50 euro ed è questa. E poi ho preso la crema corpo, che ce n'erano due tipologie. Allora, c'è questa che è la crema idratante protettiva e la crema nutriente protettiva, che aveva questa striscetta non azzurra ma rossa, però ho preso appunto quella idratante. E qua si legge appunto che è senza oli minerali, parabeni, siliconi, coloranti, PEG e polimeri sintetici, per proprio scritto questa cosa. E questa crema contiene estratti di olivello spinoso, zenzero e olio di girasole. E l'ho pagata 3,90 euro e sono 200 ml. Passando invece alla fase struccaggio, ho preso uno struccante occhi idratante delicato, che è questo, e che ho già utilizzato perché l'aveva preso mia mamma, è il primo prodotto che mi ha preso. Poi sono andata una seconda volta e ho preso quegli altri 4 e come ho scritto anche in un commento sotto il video di Carlita, questo struccante occhi, nonostante dica delicato e idratante, dà un pizzicore agli occhi, nel senso che una volta struccato vi sentirete un po' pizzicare appunto gli occhi per un pochino, tipo un'oretta, così almeno a me. E sapere che anche lei ha fatto questo effetto mi ha rincuorato, perché vuol dire insomma che non mi sono inventata la cosa. E nel video appunto diceva che come struccanti si poteva utilizzare il tonico. Quindi questo lo utilizzerò per struccare il resto del viso, tralasciando gli occhi perché mi crea appunto questo pizzicore. E utilizzerò invece per come struccante occhi questo tonico purificante e rinfrescante. E anche il tonico credo costi 3,90 euro, e cioè lo struccante. E lo struccante sono 150 ml, mentre il tonico sono 200 ml, sempre 3,90 euro. E, ed è fatto
in questo modo qua. Non ha particolari profumazioni, però questo contiene glicerina vegetale ed estratto di fiordaliso, mentre questo qua conteneva solo estratto di fiordaliso, però avendo questa la glicerina, appunto, sempre Carlita diceva che faceva questo, aveva più l'aspetto di uno struccante occhi come ingredienti. Infine, proprio come ultima cosa, mi sono presa anche le salviettine struccanti. Sono 20, sono idratanti e delicate, e queste le ho pagate 1,79 euro. E sono queste. Io attualmente, mi è dispiaciuto perché ho appena aperto le salviettine, quelle con cui mi sto trovando veramente in modo straordinario, che sono quelle dei provenzali del 100 all'arga, 100% puro cotone. Questi sono tutti i miei acquisti. Se di questi prodotti avete già provato qualcosa, fatemelo pure sapere nei commenti, perché sono molto curiosa e quindi piacerebbe sapere come vi siete trovate voi, tipo con l'autobronzante dell'Aloe Vera oppure con questi prodottini qua della Coop, che forse mi sono dimenticata di dire che ci sono alla Coop, vabbè. Comunque in ogni caso scrivetemi pure. Io come sempre vi ringrazio, vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!